adesso Barbara, torniamo, ci gustiamo un nuovo approfondimento dedicato al coro di San Valentino in Abruzzo Citeriore che Lorenzo Valeriani sta portando avanti in questa settimana. Thank you.
Eccoci tornati amiche ed amici di pomeriggio, prima di tornare all'esibizione sul palco sono con il direttore Lorenzo De Miglio e la poetessa Vinnia Mantini che io ringrazio perché è sempre presente quando noi di Rete 8 ci spostiamo nei vari paesi d'Abruzzo per raccontare la meraviglia dei cori. Vinnia, oggi una giornata particolare ed il maestro è qui presente perché con un pezzo composto proprio da te, scritto da te, si vuole ricordare un evento tragico per l'Abruzzo e non solo, ed è giusto che ci sia anche la tua, il tuo racconto, certo, no? di come è nata questa idea. Allora, è nata dietro richiesta sua, e mi telefonò e mi disse perché non mi fai, perché lui fa così, perché non mi fai un pezzo per Marcinelle? Dico, oddio, ci sto pensando da tanto tempo, ma non riesco a mettere a fuoco niente. Poi alla fine, dopo dietro la richiesta sua, ho pensato di fare questo test per omaggiare i nostri eroi, i nostri emigranti che purtroppo sì, non sono più tornati. E, lo so, c'è la storia, però io ho voluto lasciare un segno indelebile insieme a lui, che è la musicata, e anche nel folklore, perché ho scritto oltre 300 canti musicati da tutti i maestri d'Abruzzo. E questo è un pezzo che a me sta più a cuore. Rusinegna Villa Ponte che sta con cari lucenti, che sta con cari lucenti, tutte notti guarda te, tutte notti guarda te, e lo sole è capo a monte che li raggi più splendenti, che li raggi più splendenti, la si chic va a vedere. Sciabellette di capate, gioia me, pronte e pronte mi sento, e la sede cresce a me, tutte l'acqua che la fonte, che la reponte, bianca e ponte fa curì, pronte e pronte mi sento, sì, e mi sento a cantarì, noi di sede di stavotte, pensa tocche, Rosinese per tante, ma del cuore niente niente, ma del cuore niente niente, se ti piace a far soffrire, se ti piace a far soffrire, sta passione a me fugante, aspettatemi e tante, aspettatemi e tante, e mi faccio l'angani. Sciabellette chi t'ha fatte, gioia a me, pronte pronte mi sei tu, e la sede cresce a me, tutte l'acqua della fonte, care fonte, le mie fonte fa morire, pronte pronte mi ero sì, e mi sento a cantare, mi desidero di stavolta che tu tocchi, Rusinesi in mia canta l'acqua chiara della fonte, l'acqua chiara della fonte, mi spiegalo bene me, mi spiegalo bene me, in parecchie da mercante tu si dì quando acconde, tu si dì quando acconde, hai pensa solo a te. Sciabellette chi t'ha fatte, gioia me, pronte pronte mi sei tu, e la sede cresce a me, tutte l'acqua della fonte care fonte, nel mio fonte qua curì, pronte pronte mi ero sì, e mi sento cantanì, ma te siete questa volta che ti tocca, per quello che rappresenta, per ovviamente che rappresenta, maestro De Miglio, cioè, che ha perso due parenti sì, all'epoca. Sì, mia moglie, diciamo il nonno di mia moglie e lo zio di mia moglie che gli hanno È un po', diciamo, commovente la cosa, perché li hanno ritrovati anche abbracciati
quindi anche diciamo, un'immagine veramente molto forte. Quindi quando abbiamo scritto questo brano, ecco, abbiamo anche immaginato queste situazioni e anche la forza, diciamo, che hanno avuto questi nostri parenti nell'affrontare tutte queste difficoltà. Okay? Quindi è anche un esempio per le nuove generazioni nel non arrendersi veramente mai, perché quelle erano veramente persone che non si arrendevano di fronte a nessuna difficoltà. Assolutamente, assolutamente sì. E Insomma, anche il nella dolore, tragedia Vigna è venuto fuori un capolavoro, lo possiamo dire, maestro. trascrivere anche il dolore delle famiglie, queste culle vuote e quant'altro, si basta soffrire quando vedi partire un fratello, un Certo. padre, uno zio e non tornare più. Assolutamente, Quindi io nel mio assolutamente. piccolo ho voluto lasciare un segno indelebile anche nel folklore. Ma ci siete davvero riusciti, davvero complimenti per quello che avete fatto. E allora chiudiamo con questo abbraccio davvero con la poetessa Vinia Mantini e il maestro Lorenzo Grazie, grazie. D'Emilio. Tra qualche istante torneremo in sala. Pazziava